Buongiorno a tutti, ringrazio molto per l'invito perché questo convegno si occupa praticamente di due argomenti a cui ho dedicato la mia attività lavorativa negli ultimi anni, tralasciando un pochino quella che è la mia professione di medico di medicina generale, che è stata un pochino compressa da questa attività organizzativa che mi appassiona molto. E mi dispiace moltissimo che la dottoressa Bianchini e il dottor De Cataldo non ci siano, perché in realtà penso che potevano essere estremamente interessati a questo tipo di relazione. E intanto non va avanti, come mai? Allora, innanzitutto presentiamo quella che è la nostra UTAP. Allora, UTAP è Unità Territoriale di Assistenza Primaria, come vi hanno detto questa mattina, ed è una forma associativa di medici di medicina generale che è stata sperimentalmente attivata perché è propedeutica alla medicina di gruppo integrata che ora viene proposta da questo piano sociosanitario regionale e dal decreto Balduzzi sotto forma delle famose UCCP di cui si parlava stamattina. L'UTAP Medoacus, cioè la nostra UTAP, nasce nel giugno del 2009 ed è l'ultima delle oltre 30 UTAP del Veneto ad essere istituita nel nostro territorio. Si trova nell'Ulss 15, vicino a Cittadella, ed copre un territorio molto vasto di 4 comuni con un'utenza di circa 18.000 assistiti. Le UTAP si dividevano in associate ed integrate. La differenza è fondamentale. L'associata è un gruppo di medici analogo a quello di cui abbiamo parlato stamattina, cioè la medicina di gruppo della dottoressa Bianchini e del dottor De Cataldo è una medicina di gruppo. L'UTAP è già un passo successivo. L'UTAP associata è semplicemente un'associazione di medici che condividono la sede ma anche dei progetti comuni. L'UTAP integrata invece è praticamente la riproduzione fedele di quello che sarà la medicina di gruppo integrata prevista dal decreto Balduzzi e dal piano sociosanitario regionale, e cioè è una presenza in contemporanea presso la stessa sede di figure professionali diverse. Cioè l'UTAP integrata realizza la famosa integrazione di cui si parlava stamattina, in modo che nella stessa sede ci siano presenti medici di medicina generale, infermieri, collaboratori di studio e altre figure professionali che nel nostro caso sono così distribuite: 8 specialisti, e di cui alcuni clinici e alcuni deputati ad attività di diagnosi. E per farvi un esempio, io in fianco al mio ambulatorio, nella stanza a fianco, posso avere alternativamente un cardiologo, un ortopedico, un urologo, un chirurgo vascolare, un ecografista, un ginecologo ecografista, una radiologa, un dermatologo, e quindi voi capite che ci è capitato di arricchirci dal punto di vista culturale in maniera esponenziale per questa integrazione che rappresenta la vera e unica novità che noi dobbiamo perseguire nell'ambito del piano sociosanitario regionale e che riguarda anche lo psicologo, perché oltre a tutti gli specialisti che ho citato prima, anche lo psicologo. E poi due ambulatori vocazionali che noi portiamo avanti per la disassuefazione del fumo, per l'endocrinologia fatto dai nostri medici, un ambulatorio diabetologico con la gestione di oltre 400 diabetici che sono stati in questo modo shiftati nei nostri ambulatori dal centro antidiabetico, e la gestione di tutta la terapia anticoagulante orale, che voi sapete, immagino, essere ormai una terapia diffusissima. E quindi vi rendete conto che l'integrazione da noi è veramente la parola d'ordine. È una struttura, oltretutto, sempre anche questa innovativa, perché è una struttura da 6 anni H24. Cosa si intende per H24? H12 medici di medicina generale, H12 medici di continuità assistenziale, che svolgono anche ambulatorio il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Noi il sabato lavoriamo fino alle 12, poi il pomeriggio e la mattina successiva c'è l'ambulatorio della guardia medica, oltre al fatto che ovviamente la guardia medica copre la domiciliarità. E tutti gli specialisti, tutti i medici di medicina generale e gli infermieri, tutte le figure che svolgono attività presso la nostra sede, compresi gli specialisti di cui parlavamo prima, utilizzano lo stesso gestionale per il
paziente. Di conseguenza siamo tutti in rete, lo specialista non è più isolato, quindi vedo un paziente con una cartella clinica ben definita e ci registra la sua prestazione, così come fa il medico di continuità assistenziale, direttamente nella cartella. E scusate se io sono così appassionata di questo, però in realtà è un modo di gestire il paziente che è assolutamente innovativo, e vi rendete conto anche voi che per il medico che svolge questo tipo di attività è anche molto gratificante. Allora, il medico di medicina generale è un soggetto in questo momento a un grandissimo cambiamento, perché vi rendete conto chiaramente come noi che la società è cambiata, che le richieste sono cambiate, e teniamo presente che il nostro lavoro è molto cambiato. C'è una medicalizzazione di tutte le fasi della vita che richiede continuamente un'assistenza da parte del medico, anche in situazioni che una volta venivano considerate di normalità o di sanità, e quindi il medico di medicina generale ha una media annua di 10 contatti per assistito, il che significa per un massimalista 15.000 contatti annui, che possono corrispondere a più di 50 contatti in una giornata. Per contatti si intendono visite, richieste telefoniche, ripetizioni di visite, eccetera. E noi rimaniamo dentro tranquillamente in questa statistica. Riduzione dei posti letto, gestione ovviamente della cronicità a domicilio, ma dobbiamo anche fare conto con i conti, soprattutto con l'ottimizzazione delle risorse, perché voi sapete meglio di me che non esiste appropriatezza diagnostica e terapeutica se non si fa riferimento alle risorse disponibili, e ormai, e questo è un discorso che noi dobbiamo sempre tenere presente, gli utenti sono spesso stressati e si rivolgono a noi con richieste a volte improprie, e questo genera da parte nostra e da parte loro una situazione di conflittualità che deve essere in qualche modo gestita. Siamo in equilibrio fra il vecchio medico, di cui noi non vogliamo perdere le caratteristiche, perché il vecchio medico aveva una conoscenza del territorio, del contesto socioculturale, lavorativo del paziente, che noi dobbiamo assolutamente mantenere, però dobbiamo anche aprirci a quelle che sono le situazioni del futuro, quindi le aggregazioni funzionali, l'informatizzazione, adesso siamo alle prese con la dematerializzazione della ricetta che ci porta via un sacco di tempo. E soprattutto dobbiamo ottimizzare i tempi, perché 15.000 contatti l'anno devono essere gestiti in maniera adeguata. Ma esiste un medico di medicina generale ideale? E naturalmente noi abbiamo dei vantaggi e ovviamente anche degli svantaggi per la popolazione. Siamo il primo punto di accesso al sistema sanitario nazionale, e questa è una prerogativa che deve assolutamente essere mantenuta. Anzi, le medicine di gruppo integrate saranno il punto di accesso unificato, perché avranno all'interno anche l'assistente sociale, di conseguenza potranno offrire quella che è la prima risposta alle richieste non solo sanitarie ma anche previdenziali e a tutte le informazioni che l'utenza può chiedere. È una figura appunto facilmente accessibile, è gratuita, offre prestazioni gratuite, il che non è trascurabile, fornisce, è contattabile per 12 ore al giorno, il livello di gradimento devo dire che è, nei sondaggi che sono stati fatti, è molto elevato, e garantisce una presa in carico globale in un'ottica di benessere biopsicosociale che più volte è stato citato stamattina. La definizione l'avete vista stamattina, quindi penso che possiamo saltare questa slide, ma vi faccio notare questo: il documento di politica sanitaria della Regione Europea dell'OMS parla chiaro, dice salute 21 europea, l'obiettivo 6 è migliorare la salute mentale. Entro l'anno 2020 il benessere psicosociale delle persone dovrebbe migliorare, e per le persone con problemi di salute mentale dovrebbero essere disponibili, accessibili servizi più completi. Questo è un dato secondo me molto ma molto importante. Lo psicologo, allora, il medico di medicina generale ha una posizione privilegiata perché conosce l'ambiente socio-familiare del paziente e si trova quindi nella condizione ideale per rilevare precocemente le situazioni di disagio. Il carico lavorativo che voi avete visto, i famosi 15.000 contatti l'anno, e soprattutto la nostra scarsa competenza, perché noi non abbiamo una formazione in psicologia e nemmeno dovremo
essere, incaricati di prenderci carico di questo aspetto, richiede l'affiancamento con una figura professionale che sia in grado di prendersi carico in maniera efficace ed efficiente di questi problemi. L'evoluzione della società, l'abbiamo già detto prima, ci dice che ci sono delle problematiche emergenti che non possono essere identificate dal medico, ma non sono gestibili ovviamente dallo stesso. Il nostro progetto nasce nel settembre del 2012. Viene finanziato dal Comune di Carmignano di Brenta per la lungimiranza del sindaco di cui vi parlava prima Marco, e cioè da Alessandro Bolis, che è il presidente della conferenza dei sindaci con delega alla sanità. Di conseguenza ha una particolare attenzione per questo tipo di problemi. E ci sono state due fasi. La prima era una fase in cui, nonostante il finanziamento fosse garantito sempre ed esclusivamente dal Comune Carmignano di Brenta, era esteso a tutti i 4 comuni, quindi l'intera UTAP aveva il servizio dello psicologo di famiglia. Poi la seconda fase, ovviamente, siccome chiaramente ogni amministratore, e penso che qui gli amministratori comunali lo sappiano meglio di me, devono rendere conto al loro elettorato di come spendono i quattrini, è chiaro che il nostro sindaco ha detto: beh, a questo punto, visto che gli altri comuni non intendono partecipare, io restringo questo servizio al solo comune da me amministrato, e così la seconda fase in questo momento è dedicata agli utenti che risiedono nel comune di Carmignano di Brenta. Un ambulatorio dedicato nella sede centrale dell'UTAP e la durata è di circa 5 ore, adesso un po' meno. In alcuni periodi siamo stati costretti a raddoppiare 10 ore settimanali. L'accesso avviene su segnalazione del medico curante, ma anche per accesso diretto. Nella maggior parte dei casi però la segnalazione viene stata fatta dal medico di medicina generale. È un percorso che consiste in 3 incontri che possono essere aumentabili a 4 o 5 a discrezione della psicologa che svolge il servizio. Sono prestazioni gratuite, il contatto fra medico di medicina generale e psicologo è pre e post, ma anche durante la presa in carico del paziente, e ci tengo a sottolineare: la partecipazione è assolutamente vocazionale da parte dei medici di medicina generale, non ci guadagniamo niente se non un lavoro in più. Noi quando abbiamo iniziato questo lavoro abbiamo naturalmente pensato di valutare le esperienze che c'erano già in letteratura, fra le quali l'esperienza appunto del professor Solano, a cui faceva riferimento Marco anche prima, in cui però diciamo che per il professor Solano era possibile la copresenza all'interno dell'ambulatorio medico di medicina generale e psicologo. Per noi era assolutamente impossibile, prima di tutto perché i nostri medici hanno un appuntamento ogni 10-15 minuti, quindi sarebbe stato impossibile. Seconda, ma non trascurabile caratteristica, il nostro finanziamento non permetteva assolutamente che 14 medici moltiplicassero per 5 le ore di servizio dello psicologo, e quindi abbiamo scelto un'altra soluzione che poi vi illustreremo. Allora, la metodologia di una scelta, cioè quando noi abbiamo iniziato non sapevamo neanche cosa fare, e quindi ci siamo riuniti e abbiamo nel settembre del 2012 c'era già stato fatto un periodo di incontri fra medici di medicina generale e psicologi, assolutamente comici all'inizio, nel senso che una diffidenza reciproca, eravamo schierati tutti i medici, tutti gli psicologi. I medici pensavano: mamma mia, adesso questi vogliono ricondurre tutto alla psicologia, gli psicologi, oddio, questi qua sono pronti solamente con il ricettario per gli psicofarmaci. Poi ci siamo conosciuti e ci siamo avvicinati ovviamente, e abbiamo quindi cercato di trovare una strategia condivisa. Abbiamo scartato appunto l'esperienza di Solano per i motivi che vi dicevo prima, e dopo una valutazione del nostro contesto lavorativo, che è un contesto molto particolare perché sono comuni piccoli con meno di 10.000 abitanti, è una zona rurale, i nostri medici ahimè non sono più giovanissimi, quindi hanno parecchi anni di attività alle spalle, e questo è un vantaggio perché conoscono molto bene le famiglie, i contesti lavorativi, vita, morte e miracoli dei loro pazienti, per cui abbiamo deciso di enfatizzare questo che abbiamo chiamato un rapporto di fiducia fra medico di medicina generale e l'utenza, demandando al medico di medicina generale il compito di selezionare i pazienti, perché la selezione,
Quando ci sono poche risorse è fondamentale. Non si possono sprecare risorse per candidati che non possono trarre il massimo del beneficio da questo tipo di intervento. Nella fase iniziale, come abbiamo detto, i casi clinici venivano poi discussi coralmente, abbiamo deciso che questo era un carico di lavoro in più e che il livello di attenzione per i pazienti degli altri utenti era, degli altri medici era minimo, e quindi abbiamo deciso per un rapporto uno a uno proprio de visu con lo psicologo per decidere proprio di portare avanti quel caso in particolare e quindi utilizzare al massimo la collaborazione diretta con la psicologa. La selezione, come vi dicevo prima, l'ottimizzazione, chiamiamola ottimizzazione delle risorse, abbiamo dovuto selezionare i candidati, quindi quei candidati che avevano delle situazioni di disagio che avrebbero potuto trarre il massimo del beneficio da questo tipo di intervento. E quindi questa fase ha richiesto che ognuno di noi tirasse fuori dal suo database mentale i casi che già conoscevamo. Quindi nella prima fase abbiamo fatto una medicina di iniziativa e non di attesa, e poi dopo i pazienti sono arrivati da soli. I medici del gruppo hanno presentato però, ecco, questo è molto interessante e non è stato rilevato da nessuno. Allora, i medici del gruppo hanno dimostrato una diversità enorme, poi lo vedrete, nell'approccio a questo problema. Alcuni hanno immediatamente ricordato pazienti che avevano problemi che erano già in mente del medico, e altri invece non sono riusciti a fare questo passaggio, tanto che alcuni medici, tre in particolare, non hanno inviato nessun paziente. E questo è emerso già in questa fase un elemento secondo me fondamentale, cioè non tutti i medici sono uguali, non sono uguali per formazione professionale, per empatia nei confronti dei pazienti, per sensibilità nei confronti delle problematiche psicologiche, e vedrete che nella prossima slide capirete perché. Allora, qui in quella dopo. Allora, lo psicologo di famiglia, ci tengo a dire questo, che è stato già sottolineato, è una figura professionale nuova che integra ma non si sovrappone ai servizi di sistema sanitario nazionale. Questa è una cosa fondamentale. Quando noi abbiamo iniziato, la psichiatria ha drizzato le orecchie, siamo stati convocati, ma come? Ma avete iniziato un servizio? Poi è stato chiaro che il servizio non era assolutamente una sovrapposizione, ma anzi vi dirò che io lunedì ho un incontro con la psichiatra, perché il nostro, il primario della psichiatria ha chiesto un incontro con noi per conoscersi e per valutare quello che si può fare assieme sul territorio. Quindi vedete che c'è sempre più necessità di gestire, di delocalizzare, cioè di gestire sul territorio anche la patologia psichiatrica, per cui anche gli psichiatri cercano aiuto dappertutto, perché anche loro hanno bisogno di un controllo più intensivo su quello che è il territorio, visti i tempi d'attesa lunghissimi che ci sono. Questa è la slide a cui facevo riferimento prima. Allora, voi vedete che ci sono due fasi. Allora, la prima fase 2012-2013 si è estesa a tutti e quattro i comuni, la seconda fase solamente il comune di Carmignano di Brenta. Allora, qui i medici che sono, vedete, alcuni non hanno inviato nessuno, tre medici, 000. Non sono stati corretti questi numeri per numero di scelte dei medici. Però vi faccio notare, il medico 10 e 11, uno dei quali sono io, hanno una situazione lavorativa, sede di ambulatorio, numero di pazienti, età dei pazienti assolutamente sovrapponibile. Voi vedete che le differenze di approccio del medico non sono trascurabili e che due medici assolutamente paragonabili come caratteristiche si sono comportati in maniera completamente opposta. Il servizio ha subito un'interruzione, purtroppo, per un'interruzione dei finanziamenti. Negli ultimi mesi del 2014 abbiamo avuto una sospensione, dramma, non sapevamo più dove inviare questi pazienti perché ormai ci eravamo abituati a un approccio di questo tipo. Abbiamo mantenuto qualcuno in lista d'attesa, qualcuno l'abbiamo visto un po' di straforo, diciamo, visto che qui il sindaco non c'è, possiamo dirlo, e abbiamo ripreso l'attività a febbraio di quest'anno. Da febbraio ad ora, per il solo comune di Carmignano di Brenta, che ha circa 8.000 cittadini,
Abbiamo avuto 23 nuovi casi, di cui vedete 17 sono femmine e 6 maschi. Questo indica che effettivamente c'è un bisogno di questo servizio e che nella sospensione ha creato ancora di più forse una valutazione positiva nei confronti del servizio. Eccolo qua. Allora, nei primi mesi del 2015 abbiamo visto questo, scusa, è sempre quella, vero? No, no. Nei primi mesi 23 pazienti, quindi insomma, come dicevamo prima, il progetto quindi ha fatto emergere un bisogno reale, l'abbiamo già detto, e le problematiche trattate si sono ampliate con il tempo. Cioè noi siamo partiti da appunto situazioni reattive, l'elaborazione del lutto, le situazioni familiari, eccetera, man mano che siamo andati avanti ci sono venute in mente delle cose nuove. Abbiamo preso in carico dei nuclei familiari e mi viene in mente ad esempio un caso di una signora che aveva il figlio che aveva ammesso la propria omosessualità, aveva difficoltà a farlo accettare in famiglia, sono venuti in terapia tutti e tre e proprio ieri la signora mi ha detto che questo ha permesso di migliorare notevolmente i rapporti all'interno della famiglia. Mi viene in mente una situazione di un paziente che era detenuto per un reato e che doveva essere accolto in una comunità, non c'erano santi né madonne, non si riusciva a trovare una comunità, abbiamo fatto i salti mortali, siamo riusciti a farlo prendere in una comunità e adesso agli arresti domiciliari stiamo un po' cercando di aiutare questa famiglia a trovare una soluzione per seguire questa persona. Quindi i bisogni sono tanti e i bisogni vengono fuori man mano che si procede, ma ci sono anche le criticità naturalmente. Allora le criticità sono le risorse, poche, pochissime, e la disponibilità dei medici di medicina generale, 15.000 contatti più anche i problemi psicologici, vediamo che non sono assolutamente irrilevanti. La difficoltà di alcuni medici di medicina generale a riconoscere la necessità di un sostegno psicologico, che spesso è difficoltà propria, personale, perché se io penso alle tre persone che non hanno inviato nessuno, capisco che questa è espressione di una difficoltà forse anche personale, quindi bisogna tener conto anche di questi elementi che non sono assolutamente trascurabili. E poi c'è un'altra cosa molto, molto difficile, molto importante che abbiamo già esaminato, cioè la difficoltà di indicatori di esito che siano facilmente misurabili. Voi sapete che per gli amministrativi, per chi ci amministra, lei, per i nostri direttori bisogna dimostrare di avere speso meno, il benessere psicologico è difficilmente quindi considerato un indicatore di esito. E quindi le logiche di tipo strettamente economiche mal si adattano a questo. Abbiamo avuto un altissimo gradimento da parte dei pazienti, un solo paziente su 173 casi ha interrotto l'ultima seduta, quindi tutti gli altri hanno completato il percorso con grande soddisfazione. Una selezione, come vi dicevo prima, è stata fondamentale e i pazienti hanno approvato moltissimo l'aspetto umano del medico di medicina generale che ha saputo cogliere il loro disagio psicologico al di là della patologia fisica vera e propria. Le riflessioni ultime, allora l'importanza dell'integrazione l'abbiamo già detto prima, l'integrazione è fondamentale. Il benessere psicologico può essere un indicatore di risultato, io toglierei quel punto di domanda perché secondo me è così. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata veloce, vi faccio vedere questa cosa molto bella che è il cambiamento. Il cambiamento vede 2,5% gli esploratori, la dottoressa Procidano, la dottoressa Bogoni, il dottor Carollo, quelli che tirano avanti tutti e che vogliono cambiare. E il sindaco naturalmente, anche lui tira avanti. Poi ce ne sono un pochini che vengono a traino, quindi 13,5, ma 68% e 16%, che fa l'84%, sono gli irriducibili, quelli che proprio i conservatori e gli irriducibili, fra cui poca differenza c'è, che frenano e è lì che noi dobbiamo andare a spingere per il cambiamento. Grazie per l'attenzione.